pancetta spazialissima, bellissima. Si tratta di brioche salati fatti con la pasta da pane o pizza che voi vogliate e ripieni di fondina e prosciutto cotto. Iniziamo con 250 g di acqua, l'acqua va tiepida. Andiamo a prendere 7 g di lievito secco di birra e andiamo a versarlo all'interno dell'acqua. Prendiamo il cucchiaio di legno, andiamo a mescolare per bene, lasciamolo da parte e andiamo a prendere 500 g di farina di tipo 0. Mettiamolo all'interno di un bel contenitore capiente, andiamo a versare questo intingolo di acqua tiepida e lievito che abbiamo fatto. Iniziamo a mescolare leggermente l'impasto. Quando ha preso questa consistenza, quindi un pochino granulosa, andiamo ad aggiungere 13 g di sale e 20 g di olio extravergine di oliva. Piccola mescolatina, ancora una volta così, con un cucchiaio di legno. Poi andiamo a prendere l'impasto, mettiamolo sopra un tagliere e iniziamo ad impastare. Impastiamo velocemente. Adesso a questo punto prendiamolo e tuffiamolo sul tavolo. Abbiamo il nostro impasto pronto. Facciamo girare l'impasto tra le mani in modo che prenda un po' di forza. Mettiamo l'impasto pellicola, un'ora e mezza. Passati 90 minuti di lievitazione, ecco l'impasto. Lo mettiamo sul nostro tagliere e andiamo ad allargarlo leggermente con le mani. Prendiamo un mattarello, a renderlo tutto uguale, soprattutto con una forma semi rotonda. Io utilizzo fondina DOP e prosciutto cotto. Vado a espandere così un po' di fondina. Iniziamo a tagliare così, con una rotellina, e così a 4, andiamo ancora a tagliarla in totale in 12. Abbiamo ancora messo qualche piccolo cubettino di fondina. Vedete che i cubettini sono nel centro di ogni triangolo. A questo punto prendiamo del prosciutto cotto, andiamo a tagliarlo a pezzettini. Adesso prendiamo dei pezzettini di prosciutto e insieme ai cubettini di fondina lo mettiamo nel centro. Prendiamo triangolo per triangolo e andiamo ad arrotolarlo. Una volta che andiamo a farli, diventano così. Li andiamo a piegare leggermente, li mettiamo in una teglia leggermente distanti uno dall'altro. Ci siamo. Qua abbiamo le nostre brioche salate, piene di fondina e cotto. Bisogna lasciarle lievitare per circa 60 minuti, circa un'oretta. Una volta che sono nella teglia, andiamo a prendere un goccino di latte e le andiamo così a irrorare leggermente. A questo punto manca solo più una cosa, cuocerle. Forno 220 gradi statico per circa 20 minuti. Guardate che meraviglia. Questo è il lavoro che abbiamo fatto oggi. Sono delle brioche salate con pasta pizza, ripiene di fondina e prosciutto cotto.